Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il prefetto di Pescara chiede di rispettare la normativa nazionale che vieta la somministrazione e il consumo di alcol dopo la mezzanotte. I gestori dei locali che lamentano i mancati incassi per le ordinanze sindacali chiedono un ripensamento, mentre il primo cittadino, Carlo Masci, è tirato in mezzo nella battaglia tra esercenti e residenti. Il servizio di Giuseppe Dintino. Le normative sono normative che si applicano su tutto il territorio nazionale. Rispetto a questa mi sembra che non ci sia una particolare attenzione da parte di tutte le situazioni legate a livello nazionale, non solo locale. Quindi credo che chiunque ragionerà in termini di buon senso, sapendo che non si possono danneggiare attività in un momento storico come questo. Bisogna trovare delle sintesi tra chi ha diritto a riposare e chi ha diritto a esercitare la propria attività. Dovrà prevalere il buon senso, dice il sindaco di Pescara Carlo Masci, riguardo a una lettera che ha creato scompiglio. La missiva è quella inviata dal prefetto alle forze dell'ordine affinché vigilino sul rispetto della normativa nazionale del 2001 che vieta la vendita e il consumo di alcolici dopo la mezzanotte. Gli esercenti, già fiaccati dall'incertezza di 2 anni di pandemia e ordinanze severe, sono subito saliti sulle barricate. Chiediamo un immediato ripensamento anche alla luce delle norme in materia, fa sapere la FIPE Pescara. È una raccomandazione nei controlli a verificare, ma questo intanto riguarda tutta la provincia di Pescara e non riguarda Pescara, perché il prefetto è il rappresentante del governo e si muove su tutta la provincia. Io ho soltanto, ovviamente dopo aver ricevuto la lettera, chiamato le associazioni di categoria per dire c'è questa situazione, tenetene conto. Poi le valutazioni sulla normativa, sull'applicabilità della normativa, sul superamento della normativa, queste sono tutte cose che riguardano i legali o che riguardano ovviamente gli approfondimenti necessari. Non è chiaro se la norma che interesserebbe l'intero territorio nazionale verrà effettivamente applicata e se sì, a partire da quando, se riguarderà la sola Pescara o l'intera provincia sotto il controllo del prefetto. Attualmente per ordinanza comunale i locali devono chiudere a mezzanotte dalla domenica al giovedì e all'1:30 il venerdì e il sabato. Gli esercenti hanno fatto ricorso al TAR a seguito della denuncia per rumori dei residenti di Piazza Musi. La situazione è delicata, dei rapporti tra chi vuole svolgere un'attività e vuole farlo nel tempo che ritiene opportuno e chi invece vuole riposare, ha diritto di farlo e si appella a normative e a diritti costituzionali garantiti. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina ha visitato l'autostazione di Pescara. Per le criticità dei trasporti, la Giunta Marsilio dovrebbe dimettersi, ha detto l'esponente dei 5 Stelle. Vediamo. Presidente Marsilio, assessore ai trasporti d'Annunzio, o si risolve davvero il problema del trasporto pubblico regionale o altrimenti le persone si dovrebbero dimettere, a mio avviso. Carenza di personale, mezzi obsoleti e corse saltate. Continuano le polemiche riguardo la gestione del trasporto pubblico abruzzese. Il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari ha ispezionato la situazione. La giunta dovrebbe dimettersi, ha detto il pentastellato. In soli 3 giorni, dal 3 al 5 febbraio, sono saltate 50 corse nella provincia di Pescara che hanno interessato nello specifico i comuni Pescara, Pianella, Cepagatti, Cappelle e anche corse che vanno a Ortona. Potete immaginare quanti ragazzi minorenni che dovevano andare a scuola sono rimasti a piedi e quanti lavoratori pendolari sono rimasti a piedi. La cosa gravissima, solo questo dovrebbe far dimettere la giunta regionale, perché la giunta regionale si occupa di trasporto pubblico, governa il trasporto pubblico e non erogare un servizio significa farsi indietro. Ma non solo, abbiamo denunciato criticità all'interno dei pullman, le obliteratrici che non funzionano si sfasciano frequentemente, i pullman sporchi, i pullman che escono con le spie rosse accese, l'abbiamo visto stamattina, l'ennesimo pullman che si è sfasciato qui in stazione. I bandi attualmente programmati non sono la soluzione, fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori, denunciando i tagli al costo del personale. C'è bisogno più che altro di una costante e continua inversione di tendenza. Non si può continuare a gestire l'azienda rincorrendo il continuo
di continuo la chimera di abbattere i costi del personale. I costi del personale non possono essere abbattuti costantemente, il personale ha una dignità e questa dignità purtroppo non si può abbattere. Chiediamo delle risposte certe, le belle parole le abbiamo ascoltate fin troppo, abbiamo bisogno di un confronto certo e risposte concrete da parte delle istituzioni e dei vertici aziendali. Dopo la decisione del governo di mettere a gara le concessioni balneari dal 2024, i gestori, oramai sul piede di guerra, sono pronti a presentare una raffica di ricorsi. Il servizio di Paolo Renzetti. Noi vogliamo far capire all'opinione pubblica, e penso che la stampa ci stia dando una grande mano, la categoria dei balneari non può essere mandata a casa soltanto per una questione ideologica. Non si stanno accorgendo in Italia che le grandi multinazionali stanno invadendo il territorio. Vedi Trieste, l'attività di Red Bull, che cosa ha intenzione di fare e che cosa ha già fatto. Quindi se noi dobbiamo essere i galoppini di chi deve gestire il nostro territorio, o che le dicesse il governo. Adesso la palla è passata al Parlamento. Ci auguriamo che parlamentari si assumano la responsabilità di non cancellare questa categoria dei balneatori, e noi che cosa diciamo se dobbiamo affrontare questo sistema di evidenza pubblica a gara, famosa gara? Noi vogliamo il riconoscimento aziendale, che è fondamentale, il riconoscimento professionale delle nostre attività, e inoltre la nostra tipicità ci deve essere riconosciuta come? A pari di un olandese, a pari di un francese, sicuramente noi abbiamo italianità che ha un suo valore. L'Europa è un falso problema, il problema sta in Italia, vuol dire che in Italia ci sono delle lobby, e non dei balneari, delle lobby che vogliono a tutti i costi i nostri lidi. Noi abbiamo ritirato le nostre concessioni legittimamente nel 2019, a cavallo del 2020, abbiamo fatto dei piani di investimento e abbiamo investito. Non può venire qualsiasi persona che vuole venire a annullare i nostri titoli dopo 3 anni che hanno avuto il suo percorso giuridico e tutto quello che ci sta, anche lì molto meno faremo ricorso. Quindi le battaglie giuridiche sono alla Cassazione per smontare la sentenza del Consiglio di Stato, che riteniamo che abbia fatto delle cose che non erano di propria competenza, ma non lo dice Riccardo Padovan, lo hanno detto fior fior di professori di giurisprudenza. Seconda questione, se toccano le concessioni legittimamente autorizzate, ogni concessione farà ricorso allo Stato e quindi apriremo un contenzioso, e forse si rischia che la stagione 2022 non parta. Federanziani è scesa in campo per dare un aiuto pratico a quanti non riescono ad avere un appuntamento per una visita medica in tempi congrui, secondo la legge. Selenia Secondi. Le liste d'attesa sono un punto dolente della sanità italiana, ancora di più dopo il periodo Covid. Federanziani ha messo a disposizione, proprio di quanti hanno bisogno di risolvere problematiche del genere, Pronto Senior Salute, che è un punto d'ascolto e di supporto per gli over 65 in difficoltà con le liste d'attese. Abbiamo qui la vicepresidente di Federanziani che ci spiega proprio in che cosa consiste questo servizio. Erano già un problema in Italia, adesso bisogna dire la verità fino in fondo, sono diventate un dramma a seguito del Covid, perché è chiaro che il Covid ha interrotto il normale flusso di attività e ci sono adesso centinaia di migliaia di arretrati. Abbiamo immaginato di fornire ai nostri anziani un numero di riferimento, è 06 62 27 4404. Cos'è questo numero? È un servizio gratuito al quale ci si può rivolgere, fornire l'informazione che riguarda la prestazione richiesta e non effettuata. Faccio un esempio banale, chiedo una visita cardiologica, ogni prestazione ha una tempistica, quindi la ASL è obbligata a rispettarla, oppure addirittura a dirottare su strutture private ove non fosse in grado di effettuarla entro X giorni.
Noi verifichiamo la congruità della richiesta, cioè diciamo che studiamo la casistica e nei casi previsti ci rivolgiamo alla ASL, lo facciamo in maniera prima formale, poi facendo intervenire il nostro ufficio legale, e vi confesso che stiamo ottenendo risultati assolutamente positivi. Le risposte ci sono, noi speriamo che questo servizio nel tempo diventi inutile, perché significa che finalmente le prestazioni sono diventate fluide come è giusto che sia. L'associazione Codici ha promosso uno sportello che coordina tutti gli attori istituzionali del territorio, volto a contrastare i fenomeni di violenza e dipendenza. Vediamo. Una rete territoriale a Pescara che mette insieme forze dell'ordine, ASL, psicologi, avvocati per contrastare violenze e dipendenze. L'ho dedicato alle violenze in generale e alle dipendenze patologiche. Poi abbiamo riscontrato, in base alla nostra esperienza, all'esperienza dei nostri psicologi, che sono collegate le due tematiche. Lo sportello, promosso dall'associazione Codici, è volto a contrastare episodi di bullismo, cyberbullismo, revenge porn, tossicodipendenza, cyberdipendenza, ludopatia, violenza di genere, stalking. Molti di questi fenomeni sono drammaticamente aumentati nel corso della pandemia. Noi faremo da coordinamento, da filtro, distribuiremo in qualche modo tutte le persone, orienteremo più che distribuiremo le persone verso tutto quello che c'è sul territorio, dal 15 rosso della di notte, no scusate, perché c'è il 112, 113, vabbè, però tutto quello che succede nell'arco delle 12 ore, consideriamo che verranno tutti orientati verso i nostri psicologi, gli avvocati se servono, le forze dell'ordine, il pronto soccorso, i consultori, perché abbiamo i consultori, gli enti d'ambito territoriali, per cui tutti i servizi sociali. Noi abbiamo già creato questa rete, oggi sono qui, come vedete, e li ringrazio per farlo capire. L'associazione Codici può essere contattata in orari di ufficio allo 085 77 211. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, risponde alle accuse di Fratelli d'Italia e rassicura i cittadini che arriveranno ben presto i fondi CIPES per le opere di consolidamento di via Gran Sasso, una delle arterie principali della città. Chieti non solo avrà gli 800.000 euro del CIPES per la messa in sicurezza di via Gran Sasso, ma stiamo lavorando per reperire altri fondi per apportare nuovi interventi per il dissesto idrogeologico. Il sindaco di Chieti e l'assessore ai lavori pubblici rispondono così alla polemica sollevata da Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi aveva accusato l'amministrazione Ferrara di non aver ottenuto dal CIPES, il Comitato Interministeriale per la Politica Economica Estera, gli 800.000 euro per mancata presentazione di documentazione. Solo fake news. Liquida così la vicenda il sindaco, che si dice disposto a dare notizie veritiere sullo stato delle opere, sia quelle ereditate sia quelle che sono state avviate dalla sua amministrazione con i 40 milioni reperiti in un solo anno. Il mancato finanziamento denunciato da Fratelli d'Italia riguardava la copertura finanziaria per la messa in sicurezza e i lavori di consolidamento di via Gran Sasso, un'arteria importante per Chieti, sia per la posizione che per le abitazioni e le scuole che insistono su di essa. Il dossier inviato al Ministero delle Infrastrutture parlava chiaro: il viadotto presenta notevoli criticità, in particolare in corrispondenza dei giunti. Il tratto viario è lesionato e degradato, le armature ossidate per assenza di copriferro a causa di infiltrazioni d'acqua e il guardrail deformato. In più, il tratto pedonale in un lato del viadotto è interdetto al passaggio. 4 anni sono trascorsi da quando il Comune aveva segnalato al Governo le opere pericolanti in città, ma ora per via Gran Sasso si avvicina la possibilità di interventi strutturali che comunque inizieranno non prima di un anno. Gli 800.000 euro saranno finanziati non appena portato a termine il progetto di fattibilità.
800.000 euro di cui si parla sono presenti nei progetti di fattibilità tecnico-economica e saranno deliberati dal CISP nel più breve tempo possibile, quindi non sono fondi perduti, ma abbiamo dovuto dare attuazione a dei progetti già esecutivi e conseguentemente è un problema solo di tempi. Mi dispiace solo che si faccia polemica da parte dell'opposizione, che oramai è a corto di argomenti per attaccarci, e che con queste polemiche si metta in subbuglio e quindi si crei pericoli nella popolazione che non ci sono. Quarta edizione del premio L'imprenditore ideale, molti i premi consegnati, tra cui quello alla carriera a Bruno Di Fabio. Vediamo. Pescara premia gli imprenditori del territorio. Questa mattina la quarta edizione dell'Imprenditore Ideale, iniziativa curata dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Premiati Serafino Menzietti, dei Centri Acustici Maico, Marcello Zaccagnini, dell'omonima casa vitivinicola, Angelo Di Nardo, dell'Istituto di Vigilanza Aquila SRL, Federica Chiavaroli, delle Scuole di Recupero Maior e Massimo Ranieri, della Ecolan Smaltimento Rifiuti. Consegnato anche un premio alla carriera, quella di Bruno Di Fabio, che ha speso una vita nel settore delle vernici. È una vita che riguarda 70 anni di lavoro sui 94 che attualmente ho. E lei ha fatto anche un po' la storia del tessuto economico abruzzese, uscendo anche dai confini regionali. Sì, tanto, non solo regionali, non solo italiani ma anche esteri, quindi perché vendevamo anche all'estero. Io ho fatto molti viaggi sia in Kuwait, in America, in Egitto. Di Fabio è conosciuto anche per essere un appassionato di basket. Per molti anni è stato presidente dell'Amatori Pescara. L'ho fatto io la squadra totale e l'ho seguita per molti anni, effettivamente, con sponsor anche importanti. Oggi chi finanzia vuole molta pubblicità e vuole apparire sul mercato, mentre quello nostro allora era più una funzione di giovani che riuscivano a stare in avanti dentro alla categoria. Ed ora apriamo la pagina dello sport, Serie C, neanche il tempo di mettere da parte il pari di giovedì con l'Entella, che è domani il Pescara, ore 17.30, aprirà il trio di trasferte consecutive. A Fermo i biancazzurri sono a caccia della vittoria per non perdere ulteriore terreno dal terzo posto. Di contro ci sarà una Fermana che non vince da 10 partite, la cui panchina del tecnico Riolfo scricchiola. Servizio. Dopo il deludente KO di Reggio Emilia, il Pescara ha reagito bene con la Virtus Entella. Lo 0-0 non è stato gratificante appieno, ma la squadra ha giocato, creato e concesso poco ad un avversario di ottima caratura. È mancato solo il gol, ma quel tipo di approccio e di modo di tenere con costanza il campo vanno ripetuti, perché è quella la strada che porta ad una crescita e di conseguenza a competere per il terzo posto, che nel frattempo torna a essere lontano 5 lunghezze. Ecco perché ora, oltre alla prestazione, servono punti e vittorie, che vanno trovati lontano dall'Adriatico, fatto che non deve spaventare poiché la squadra non risente granché del fattore campo. La media punti casalinga di 1.71 è di poco superiore a quella in trasferta, 1.58, e in particolare le prossime due saranno da non fallire: domani con la Fermana, mercoledì con la Vispesaro, chiusura del trittico in trasferta il 28 febbraio a Modena, gara proibitiva per un Pescara che con le big finora ha raccolto le briciole. Auteri ha motivato il 4-2-3-1 visto con l'Entella con la condizione approssimativa degli esterni: Rasi in calo, Zita con la testa tra le nuvole, Zappella e Cancellotti che devono tornare al top dopo aver smaltito il Covid. Così anche col rientro dalla squalifica di Zita, Auteri potrebbe riproporre lo stesso assetto, ma con l'inserimento di forze fresche, visto che il Pescara ha giocato giovedì ed avrà un giorno in meno di riposo rispetto alla Fermana. Cancellotti, Gherardi, Derisio, Cernigoi sono elementi che possono tornare utili dal primo minuto. Da valutare Drudi e Rauti, premuti nelle ultime giornate, Ingrosso, rilanciato dopo alcuni giorni ai box per un virus influenzale, e Ferrari, che Auteri tende a gestire quando ci sono impegni ravvicinati. Con queste parole il tecnico biancazzurro presenta il match. La gara che mi aspetto è una gara fisica. Fermana è squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico, quindi gara
molto fisica. Terza partita in 7 giorni, non stiamo bene, adesso tireremo le somme su chi è più stanco, meno stanco, su chi ha problematiche eccetera, ma insomma andiamo a giocare la partita per fare una gara importante. Sappiamo che dal punto di vista agonistico ci dobbiamo calare nella realtà della gara e poi far prevalere i contenuti tecnici. In Castelfermana la situazione non è rosea, la squadra ha il peggior attacco del girone, 20 gol segnati e non vince da 10 partite, bilancio di 7 pareggi e 3 sconfitte. La zona playout è a un punto e la panchina di Riolfo, che aveva rialzato i marchigiani con il suo avvento al posto del dimissionario Domizzi, è in discussione. L'allenatore ligure non sarà in panchina poiché è squalificato, al pari del centravanti Marchi. La solida difesa dei canarini riavrà Blondet dopo le 3 giornate di squalifica, comporrà il trio di centrali con Scrosta e Urbinati. Rossoni e Alagna gli esterni, interni Baye e Capece, in avanti Cognigni supportato dall'ex Teramo Chiere Mateng e da Panitteri, molto bravo all'andata. Al Recchioni le due squadre tornano a sfidarsi a distanza di quasi 20 anni, l'ultimo precedente risale all'ottobre 2002 con vittoria di un Delfino guidato dal doppio ex Ivo Iaconi 2-3 con doppiette di Cecchini e Mastro Nunzio e gol di Giampaolo. Nella stagione precedente, sempre in C, l'unica affermazione della Fermana 2-1, nel 2000 in B altro successo biancazzurro 0-3 con Iaconi sulla panchina di Canarini, Galeone su quella del Pescara. Precedenti complessivi senza segno X, 6 vittorie del Pescara, 1 della Fermana. Direzione di gara affidata a Domenico Mirabella di Napoli, primo anno in C e nessun precedente con entrambe le squadre. Per il Teramo domani si chiude un ciclo e se ne apre un altro, la trasferta al Barbetti di Gubbio e il terzo impegno per i biancorossi di Guidi che la prossima settimana avranno 2 incontri interni consecutivi. Jacopo Forcella. Un trittico che si chiude al Barbetti aprendone di fatto un altro con 2 gare interne nella settimana che verrà e che sarà fondamentale anche perché dovrebbe arrivare il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale sulla vicenda del passaggio di quote societarie. Quello che si apre domani per il Teramo è un ulteriore ciclo di impegni di un febbraio da pazzi per tutta la Lega Pro. La trasferta di Gubbio arriva a una settimana di distanza dall'altrettanto pazzesca rimonta di Viterbo, solo parzialmente stoppata dal pari interno di mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Il Gubbio, 4 punti più su del diavolo, ha cambiato un po' pelle nella finestra di gennaio di mercato. Non quanto il Teramo, ma alcune gerarchie tipo davanti sono cambiate. Sarà a meno spazio con Spalluto che sembra ormai aver acquisito i galloni da titolare. Ci sarà l'ex Boulevard in mezzo al campo tra i rossoblù e l'attenzione sempre per le giocate di arena, espulso nella gara di andata. Boulevard non sarà l'unico ex di una partita particolare anche per Federico Guidi, che fu esonerato a Gubbio nell'ottobre del 2019 e al suo posto fu chiamato Vincenzo Torrente, che ancora siede su quella panchina. Biancorossi che dovrebbero confermare la difesa a 3, ma col rientro sul centro-sinistra di Pinto con Kodromaz centrale e Jacoponi sul centro-destra. Tutto lascia pensare che sarà Soprano dunque in gol contro la Pistoiese ad avere un turno di riposo in vista del doppio impegno interno Modena-Grosseto della settimana prossima. A sinistra non ci sarà Mordini squalificato e Osmanovic dovrebbe piazzarsi su quel lato lasciando a Bua, favorito sul Lombardo, la corsia opposta. In mezzo la coppia Arrigoni-Rossetti dovrebbe essere confermata visto che ha dato ampie garanzie. Davanti Bernardotto dal primo minuto con Cisco e Rosso visto che il primo sembra più in palla di Malotti. Teramo che mercoledì ha preso il primo pareggio del 2022 dopo 3 successi e 2 sconfitte. Parroni di casa invece ancora senza vittorie nel nuovo anno, 4 punti in 6 giornate, con l'ultimo successo datato 22 dicembre 4-1 rifilato al Cesena proprio al Barbetti. Più in generale però gli Umbri sembrano in leggera flessione rispetto ad un inizio di campionato promettente. Domani ovviamente anche turno di Serie D, vediamolo nel dettaglio nel servizio. Nessun derby abruzzese ma necessità impellente quasi per tutte di andare a pallino con 3 punti per la classifica. La giornata numero 21 nel girone F di Serie D è un concentrato di incroci per le 6 sorelle con 3 trasferte e 3 scontri interni. Partendo dal basso, impegni in casa per Castelnuovo e Nereto. I nero-verdi di Guido Di Fabio dopo la sconfitta nel recupero col Pineto e aspettando il recupero del 2 marzo contro il Fano sono al terz'ultimo gradino a 3 punti esatti dall'avversario di domani, il Castelfidardo. Parole di casa senza lo squalificato Camilleri.
serie e soprattutto senza Lorenzo Emili, il faro della manovra offensiva. Ma adesso non è più il caso di scherzare col fuoco. Tra le mura amiche il Castelnuovo non vince addirittura dal 17 ottobre scorso contro l'Aurora Alto Casertano, stesso avversario dell'ultimo viaggio da tre punti di un Castelfidardo in crisi nera di risultati in questo 2022. Due formazioni dunque con tanti problemi e che avrebbero la gara di domani per provare a superarne qualcuno. Nei marchigiani out Marcelli per squalifica. Altra partita che si gioca in Abruzzo è quella che vede il Nereto ospitare il Tolentino, che ha appena piegato il Trastevere, vice capolista. I vibratiani sono una casella più in basso del Castelnuovo, penultimi, ancora molto, troppo distanti dalla zona play-out. L'unica speranza è iniziare a recuperare il gap contro i Cremisi, che malgrado le assenze di Strano in difesa e Capezzani a centrocampo, sono osso durissimo da battere. Del Grosso davanti invece non potrà contare su Pedalino e si affiderà all'imprevedibilità di Boito, sperando che basti. Tolentino imbattuto da tre gare, ma che lontano da casa non brilla certo per continuità e risultati. Occasione dunque propizia, quasi l'ultima per il Nereto. Le due abruzzesi più in palla in questo momento, inutile girarci intorno, sono Chieti e Vastese. L'11 di Lucarelli sta macinando punti e posizioni. Il successo all'ultimo respiro col Porto d'Ascoli ha confermato quanto il Chieti viaggi sulle ali di un entusiasmo che nella prima parte di torneo aveva avuto solo a sprazzi. Fabrizi davanti a una sicurezza di Mino cresce a vista d'occhio, ma in generale il tasso complessivo si è alzato, al punto che la trasferta sul campo del Fano è l'ulteriore opportunità di inseguire un sogno chiamato playoff. Ma i Granata dall'altra parte hanno gli stessi punti e problemi di classifica del Castelfidardo e una gara ancora da disputare. L'altra abruzzese col vento in poppa è la Vastese, che ormai ha una sequenza impressionante di risultati utili consecutivi. Vero che l'Aragona continuerà ad essere a porte chiuse anche contro il Matese, ma i biancorossi potranno di nuovo contare su Ficara e davanti su Jonathan Alessandro, che rientra dopo il turno di stop per squalifica. D'Adderio continua in un lavoro incredibile che ha portato la Vastese dentro la zona playoff a braccetto di punti con Notaresco e Pineto. I rossoblù vanno in Molise al Ditella di Vasto Girardi per riscattare un momentaccio. Due sconfitte e un pari, quello di domenica scorsa col Nereto, che l'hanno fatto scivolare ai margini della zona spareggi. Tornano Frederick a sinistra e Diarra in mezzo al campo, da verificare le condizioni di Blando e Scimia. Avanti molto probabile il ritorno di Maio dal primo minuto. L'avversario è di quelli tosti davvero. In casa, a parte tre pari e una sconfitta, non ha mai steccato e ha giocatori insidiosi per la retroguardia notareschina. Trasferta capitolina infine per il Pineto al Trastevere Stadium contro l'11 di Mazza, scottato dallo stop col Tolentino. Amaolo, da quando si è riseduto sulla panchina biancazzurra, ha fatto 2 su 2 con Aurora Alto Casertano e nel recupero col Castelnuovo di mercoledì. Ma quello di domani è un banco di prova utile per capire se il vento è cambiato davvero. E questa mattina conferenza stampa del presidente della Vastese Franco Bolami, che in relazione alle problematiche che hanno costretto ancora la chiusura dello stadio Aragona ha annunciato l'addio alla presidenza alla fine di questa stagione sportiva. Ascoltiamolo. Io fino a giugno mantengo i miei impegni come ho sempre fatto. Oggi ho pagato il sesto mese e manterrò l'impegno fino a giugno, ma chi vorrà la Vastese Calcio si faccia avanti, perché io da giugno lascio a malincuore, perché devo dire che unendo queste situazioni negative non c'è stimoli per andare avanti. Non c'è stato un interessamento dell'amministrazione, un interessamento generale. Quando abbiamo fatto la riunione questi 4 punti li dobbiamo pagarli noi, gli altri 9 punti erano copertura del comune, come abbiamo una PEC qua, che questi soldi sono garantiti dal comune con finanziamento della regione, che dicono che sono arrivati a giugno, benissimo, e noi chiudiamo il campo fino a giugno? Da giugno determina di questi soldi, se ne parla a settembre i lavori si riaprono a novembre? No ragazzi, io personalmente non c'ho proprio stimolo di aspettare ancora novembre, senza amichevole, senza dare una visibilità, ma ripeto, già faccio troppi sacrifici. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.